Mini recensione richiesta da Alessio Valentino. Vuole che vi parli di quel filmone che è Il Castello Errante di Howl del 2004 di Hayao Miyazaki. Che vi posso dire io, Miyazaki, lo sapete l'amore che provo, e questo qui è uno dei miei film preferiti. E vi dico un attimo la trama. Sofia è una diciottenne che vive in questo mondo particolare, dove due regni sono in guerra, usano anche la magia per questa guerra. La nostra Sophie viene maledetta da una strega che da 18 anni la trasforma in un'anziana. Allora nella sua ricerca per cercare di tornare giovane, la nostra Sophie si imbatte appunto nel castello errante di Aul, questo mago bellissimo, entra dentro il castello e si fa assumere, diciamo, come governante cuoca, nonostante poi in realtà lei provi amore per il nostro appunto mago, e il mago anche verso di lei in un certo senso. Il film poi è fantastico perché lei decide di fare un patto con Calcifer, che non vi sto a svelare se non l'avete visto, che è appunto il demone di fuoco che dà tutta la forza a questo castello errante gigantesco, appunto per muoversi e per cambiare luoghi e posti a seconda appunto della magia di una porta fantastica che a seconda dove giri sei. Allora, il film è meraviglioso, è strutturato, tratto da un romanzo occidentale, è un film bellissimo, unisce la computer grafica in maniera spettacolare all'uso appunto della normale animazione in 2D, un film di una bellezza unica, una storia d'amore meravigliosa, un melò eccezionale, un film antimilitarista fino al midollo, poi con un design direi strepitoso, sia Howl che tutti gli altri, Sophie e tutto il resto hanno proprio quel tratto alla Conan che fa stare veramente bene, più la fantasia visiva sia nei combattimenti terribili nello spazio aereo tutto rosso e nero, dove il mondo sembra diventare l'inferno, è veramente eccezionale, tutta la parte invece ambientata nei paesini e tutto il resto è di una bellezza e di una fantasia grandiosa proprio nella sua messa in scena, regia straordinaria per una narrazione, quella appunto di Miyazaki, che dimostra un'altra volta di essere un genio assoluto, del quale aspetto il prossimo film a braccia aperte. Un film magnifico appunto, con uno dei finali più belli che l'animazione regali, per me uno dei capolavori dello studio Ghibli, un film che mi ha segnato al cinema, l'ho visto due volte di fila, perché veramente è un sogno quando guardi un film del genere, ti sale il buon umore, ti sale la voglia di vivere, ti sale la voglia di arte, ti sale la voglia di averne ancora, ecco, quando un film non ti sembra voler mai finire, ne vuoi sempre di più, vuol dire che sta funzionando e non ti stai mai chiedendo come ha fatto, cosa sta facendo, proprio questo film ti inchioda, ti lascia lì e ti riesce a riempire anche di una certa malinconia che poi lascia spazio in realtà a sprazzi di gioia e ilarità notevoli. Tutti i personaggi, il bambino e lo spaventapasseri, tutti sono veramente grandiosi, la strega che invecchia, diventa sempre più cicciona, è eccezionale, tutta la scalinata, la parte della scalinata è geniale, così come l'incontro con la regina e tutto il resto. Un film quindi che, ripeto, per me è un capolavoro, grazie Alessio Valentino, lo ridico, per me è un film in animazione più belli che mi sia capitato di vedere da sempre, lo amo all'infinito, probabilmente sono di parte, ma per me questo Castello Errante di Howl è un capolavoro assoluto che nessuno si dovrebbe perdere per capire come si fa grandissimo cinema, perché qui animazione no, stiamo parlando di cinema a livelli superiori, settima arte pura, arte che diviene talmente forte, talmente influente, talmente così sensazionale che quasi ci passa davanti senza accorgersi appunto della sua importanza e bellezza assoluta, un vero capolavoro di quelli giganteschi.